tutti giocatori e giocatrici, bentornati o benvenuti sul canale dell'Associazione Gioco Libero. Oggi siamo qui sempre con Marco. Ciao ragazzi. E con Deborah. Ciao a tutti. E giocheremo per la prima volta in vita nostra al gioco di Fantozzi, la Coppa Cobram. Quindi, come umano lei, abbiate pietà perché potremmo alle volte fare magari qualche errore, magari qualche dubbio, qualche domanda, perché non abbiamo mai giocato, lo stiamo provando stasera insieme a voi. Abbiamo appena dato un'occhiata al regolamento. Comunque ragazzi, è un gioco abbastanza semplice. Va bene, comunque iniziamo subito il gioco. Poi sul canale, non so se prima o dopo questo video, troverete anche il semplicissimo in realtà tutorial del gioco. Intanto noi ora vi portiamo il gameplay. Ok, iniziamo. Allora, scegliamo una carta. Mi bisogna scegliere una carta per il movimento. Vediamo un po' che carta scegliere. Vediamo un po'. Quindi scegliere questa. Prima di iniziare, come sempre, pronti, smidollati? Via! Allora, io e Deborah abbiamo giocato il numero 3 e quindi non ci muoviamo. E Marco che... Ah, cosa importante, io sono nel gioco il ragionier Fantozzi. Deborah è Mariangela, la babuina, la figlia, la bambina di Fantozzi. E Marco è il ragionier Filini. Quindi, vabbè, il ragionier Filini si muove di due caselle. Il tracciato è fatto di caselle, quindi va avanti di due. Quindi Marco in questo momento, anzi, il ragionier Filini in questo momento è in testa. Allora, vediamo un po'. Io gioco questa. Pronti? No. Vado. Ma cazzo tutto, non sei mai. Ho visto, l'abbiamo notato. Su, ragione Filini, vada. Proviamo. Pronti, smidollati? Via! Attenzione, allora, si parte dalla carta più bassa. Ragione Filini avanza di 1. Ragione Ugo Fantozzi di 2. Oh! E la piccola babuina Mariangela di 4. Attenzione, Mariangela è passata davanti a tutti. La babuina supera ragione Filini, sì. Infatti, attenzione, la piccola babuina. Oh. Giro della morte. Dalla mano, non dalla mano. Va bene, ok, allora, va avanti Mariangela. Ok, prossimo turno, attenzione. Abbiamo anche le carte bonus ancora da poter giocare. Vediamo un po'. Qua c'è un po' una scelta... Che spero che vada bene. Oh signore. Pronti, smidollati? Via. Ah. No, madonna. Yes, of course. Filini va avanza di 4. 1, 2, 3 e 4. Però prende il malus. Io per quello che non perché sono è passato per primo da qui. Quando si passa da qui si non me lo ricordavo. Allora, la ragione Filini legga il suo malus. Oh! C'è scritto, eh? Allora, torna indietro. Legga, ragione Filini. Ecco, torna indietro di 3 caselle. 1, 2 e 3. Perfetto. Frappi che mi sono posto di 4, se torna indietro di 3. Questo viene messo qua. Però la cosa buona è che ora è diventato bonus, quindi quando passerai prenderai una carta bonus. Ok. Però me la sono presa in... No, prima era. Altra carta. Pronti? Ducata, ma... Pronti, smidollati? No. Pronti, smidollati? Sì. Via. Via, ecco. Allora, attenzione. Mariangela avanza di 2 e prende una carta bonus. Ragionier Filini avanza di 3. 1, 2 e 3 e prende una carta bonus. Il ragionier Ugo Fantozzi con una mossa proprio del gioco alfa 1, 2, 3 e 4 raggiunge la figlia Mariangela, la babuia, la bambina. Prende una carta bonus. Siccome siamo rimasti con una sola carta in mano, le raccogliamo nuovamente tutte. Fino a questo momento la Coppa Cobram è più equilibrata che mai. Siamo tutti lì. Praticamente Filini sta cercando di scappare via. Ma tu guarda quel Filini. Quello perché non vede molto bene. Quindi fa vedere che carta sono preso allora. Ok, interessante. Allora possiamo giocare. Andiamo. Scegliamo una carta. Oh, attenzione. Mariangela si sta giocando il bonus. È vero. Eh già. Okay. Mariangela si sta giocando il bonus. Vuole vincere, vuole scappare via. Ma noi la fermeremo. Marco, dobbiamo sperare di fermarlo. Vedi.
Pronti? Via. Smidollati, girate, via. No, però c'è una cosa positiva. Ha sprecato il bonus. Cosa di, leggi, cosa dice il bonus? Scegli un avversario in questo turno, si muoverà indietro anziché avanti. Ok, siccome io e Marco ci siamo bloccati, nessuno di noi si muove e quindi ha appena sprecato la carta bonus. Yeah! Io comunque vado avanti. Finiti, alla bersagliera. Quindi sono andata avanti. Secondo me non vedono nessuno dei tre, sono ciucate. Però Mariano, diciamo che Mariangelo non vedendo niente stanno avanti. Stanno avanti verso la media. Ragazzi, nella sfortuna siamo stati fortunati perché ha sprecato un bonus micidiale. Stai giocando veramente alla maniera bastarda. Sta giocando alla fantozzi. Sta giocando in maniera competitiva, proprio livelli pro. Va bene, va bene. Così è. Pro. È un buon bigioco questa caotica. Ecco Mariangela a fare il brodo, però. Io mi gioco questa carta, questa la metto qua per farvi vedere la carta. Questa col bonus associato. Vabbè, giochiamoci un bonus. Pronti? Pronti smidollati? Sì. Via! Attenzione, allora parto io con due. In più dice pesca tre carte bonus, scegline una e poni le altre in fondo al mazzo. Alla bersagliera si chiama questo bonus. Ragazzi, faccio vedere anche l'illustrazione, bellissima. Quindi io prendo tre carte bonus e ne scelgo soltanto una e scarto le altre due. Vediamo un po' cosa mi esce. Faccio vedere anche a voi. Stai guardando! Stai, non devi guardare! Ma hai detto, no. Faccio guardare. Stavo osservando la diretta. E infatti. Queste due le scartiamo. Ok. Poi, chi ha giocato la carta numero 3? Io. Allora, Mariangela avanza di 3. 1, 2 e 3. Tu ora giocherai alla cieca perché sei entrata nel percorso di Pinerolo. Sì. Tu, Marco, hai giocato 4 invece. Quindi Filini fa 1, 2, 3 e 4. Allora, voi due siete entrati nella, diciamo, nella nebbia, neve di Pinerolo. Giocherete alla cieca. Quindi ora voi prenderete le carte, tranne quelle bonus ovviamente, e le in questa maniera le mischierete e prendete una carta a caso. Io invece posso scegliere. No, gioco pure io perché se ok, allora siamo pronti? Siete pronti, smidollati? Sì, via. No, non ho scelto, no. Andiamo, andiamo random, via, via, giriamo, giriamo. Allora vediamo un po', quindi siete andati a fortuna. Allora Mariangela si muove di 1, Filini si muove di 2 e Ragioner Ugo Fantozzi si muove di 4. Ora giochiamo tutti alla cieca, attenzione. Quindi prendete le due carte in questa maniera. Volendo potete applicare un bonus alla cieca, ma rischiate di sprecarlo. Questa è la carta che scelgo io alla cieca. Anch'io. Tu vuoi applicare il bonus? Sì, anche perché io so che cos'è. Prima l'avevo visto. Ok. Pronti? Giriamo, via. Niente, io e te non prendiamo il bonus perché siamo... Niente, allora qual è il solo dei giochi alla bersagliera, cioè la mia stessa questione di prima, sceglierà tra le tre carte. Vabbè, bonus. Scelto tutti e tre il bonus. No, è uscito alla cieca, non l'abbiamo scelto. Cioè dico, quindi? Non ci muoviamo, tanto non ci saremmo comunque mossi, non ci riforniamo del bonus. Ok. Ora, siccome abbiamo quattro carte a terra, le riprendiamo tutte. Hai fatto? Sì. Compresi i bonus. Sì, io i bonus io li metto sempre al lato, perché volendo li puoi giocare, anche se... Ragazzi, mischiate le carte in questa maniera perché sceglieremo sempre la cieca. Quindi non dobbiamo sapere l'ordine. Che siamo sul percorso di Pinerolo. Comunque, Filini, sei per arrivare al punto di poter buttare la palla a uno di noi. Sì, ragazzi, sul percorso Pinerolo si può fare anche questo. Allora, siamo pronti? Scegliete una carta random da mezzo al mazzo. Sì, io prendo la prima, tanto non so quale sia. Io ci abbino anche la carta bonus. E se prendo gusto questi bonus. Vabbè, sì. Pronti? Pronti smidollati? Sì. Via! A me casualmente è uscito di prendere il bonus. Allora, Marco si muove di 1. Quindi, attenzione, la Gianni Filini si muove di 1. Poi, tu con Mariangela ti muovi di 2, giusto? Sì.
Io non mi muovo di nessuno perché ho preso questa. Prendo il bonus e la metto qui. Tanto io le posso vedere queste. Qual è il bonus tuo? L'ombrello. Quindi ti attacchi al primo. Ti aggancio al primo. Marco. Quindi praticamente arrivi con Marco praticamente. Sì. Ti sei agganciato. Allora, Deborah è stata la prima. No, scusami, Marco è stato il primo. Quindi puoi scegliere se mirare me o Mariangela. Quindi Deborah, lanciare questa. Se la fai cadere avanzi di uno, se non la fai cadere indietreggi di uno. Devi lanciare la palla di neve, questa qui. No. Sì, ma in qual criterio? Se colpisco me stesso. No, no, vabbè, ovviamente no. Devi colpire, vabbè, la sposto la tua. Devi colpire o scegli o me o lei. E scegli uno dei due. Chi vuoi far cadere? Mariangela. Ok, allora spostiamo la tua. E diciamo, avvicinati un po'. E metto la mano però. Cerca di colpirla. Se la colpisci, la fai cadere. Avanzi di uno. Se no indietreggi. Niente. Questa viene rimossa. Quindi, Fidini indietreggio. Allora, ora tocca a Deborah, perché Deborah è arrivata insieme a te ed è stata la seconda. Deborah, tu chi colpisci, me o Marco? Te. Ok. Allora, niente, tra l'altro va a colpire. Quindi, anche Deborah indietreggio di me. Eie. Volevo dire, da Fidini, eie. Queste palline mi vengono eliminate e rimosse dal gioco. Ok. Quindi siete comunque, vi siete contrastati. Io posso provvedere, le carte bonus ovviamente le potete vedere, da abbinare volendo, sono queste che non si possono vedere, quelle di movimento. Però se volete utilizzare dei bonus, lo potete fare. Io mi prendo una casuale, prendo questa qui e ci abbino un bonus, voglio rischiare. Ok, io quindi applico la carta bonus a questa qui, anche se non so che carta è. Voi avete scelto? Sì, vabbè, scelto. Scelto preso casualmente caso, ovviamente, sì. Preso casualmente. Pronti? Yes. Giriamo in tre. Pronti, smidollati anzi? Sì. Via! No! Fidini continua nella sua missione, ragazzi! Mi ha bruciato pure il suppostone che mi faceva muovere casualmente di 8. Se l'è presa nel suppostone, se l'è presa! Mannaggia, oh, ma che rottura di scatole! Vabbè, io ho preso il genere, io ho già attaccato. Fidini sta scappando, ragazzi. Fidini ha preso la... Si continua alla cieca. Quello non vede, ragazzi, quello non vede, quello deve sbattere a qualche muro. Alla cieca, la c'è Fidini. Sì. Pronto? No, ragione finita. Ha già il gusto della vittoria. Non vede, non vede. Pronti, smidollati? Via. Allora, ragione Ugo Fantozzi avanza di 1. Ragione Fidini avanza di 2. E Mariangelo avanza di 3. Attenzione, questo comunque è giusto la direzione, teniamola reale per almeno, perché sai come se sta andando qua, capisco che non vede, però fino a un certo punto. Fidini non vede, l'ho detto. Che è proprio ciecato. Di là, allora, cammino. Ragazzi, tra le due carte scegliamone una, tanto è casuale sempre. Pronti? Pronti, smidollati? Sì. Girate. Allora. Fantastico. Mariangelo avanza di 1 e quindi aggiunge Fantozzi Fidini. Fantozzi di 3. Poi Fantozzi di 3. E io di 4. Ragione Fidini fa 1, 2, 3. Va a sbattere contro. Come nel film, ragazzi. L'ortofrutticola Tonino Fresco. La sposta, però il ragione Fidini cade. Vedete, ci va per un contro. Turno è fermo. Quindi ora ragione Fidini è caduto. Allora, lì raccogliamo di nuovo tutte le carte. Io non lo volevo un personaggio. Cioè, non sape. Però mi hanno detto, ah, quello è buono. noi a caso, tu no, perché tu sei uscito. Quindi non faccio niente. No, tu in realtà giochi, perché ora però sei caduto. Devi scegliere la carta, puoi scegliere la carta. Posso vederla, diciamo. Ok, quindi lui praticamente in realtà si rialza perché il nostro turno è finito. Ci ha liberato però la strada sfondandola. Allora, noi due giochiamo alla cieca e il ragione Fidini può scegliere invece la carta. Gioco questa, scelta ponderata però. Ragione Fidini, tocca a lei. Vada ragione Fidini, vada. Oh, vada, vada ragioniere. Una seconda. Sta per arrivare anche alla curva, all'osteria del curvone, ve lo ricordo. Attenzione, ha giocato il bonus ragione Fidini. Allora, pronti, smidollati? Sì. Via. È sempre qua. Madonna mia, mo bassa! Non è colpa mia, amore! E
tra l'altro giocare con le coppie perché si capiscono. Tra l'altro c'è solo un piccolo problema. Tu dovresti muovere di 8, ma siccome sei arrivato qui 2 e 3, devi tirare questo per vedere se prosegui o se vai a finire nella osteria. Quindi l'hai sprecato. No, se non va a finire continua, devi lanciare. Deve lanciare, se esce verde continua il suo movimento, altrimenti va a finire qui e salti anche il turno. A lei ragione il figlio. Non lo volevo. Faccia vedere. Lancio. Facci vedere. Non lo so tirare. Perfetto, viola! È uscito viola! Colore della Fiorentina. Quindi cosa succede? Che la ragione figlio fa. Sbatte. Va a finire qui e si ferma qui e il prossimo turno salta. Mi dispiace, Gianni Filini ha sprecato anche il bonus che mi viene messo. Questa rimane qui e allora Gianni Filini è successo. Facciamo i conti, so che mi ha dato Filini. Io Filini l'ho trovato, ma non è che l'avevo detto io. Vada, Gianni Filini, vada. Allora lei, anche se salta il turno, comunque deve giocare una carta per cercare di bloccarci. Sì, proprio a prendere. Volevo dire. Vada, Gianni Filini. Che devo fare? Benvenuti, ma che c'è prega? Ma che c'è porta? Allora, pronti, smitonati? Sì. Via. Attenzione, allora, Ugo Fantozzi, ragione, Ugo Fantozzi si muove di uno. Di questo passo arriveremo domani mattina al traguardo. Io vado nella casa del signor vicino. No, tu non hai solamente cercato di cacciare, non hai fatto niente. È Mariangela di 4, 1, 2, 3 e 4. E trova già la strada libera, spianata. Non spaccati tutti io, muri. Cioè, c'ho una frattura del setto della sarca. Io sono giocato alla cieca, ma che rottura di scatole. Solo io sto giocando alla cieca. Ma perso la. Pronti, smidollati? Sì. Via! La stessa carta è 3. No, e dai! Ma solo Mariangela avanza di 2. 1 e 2. Io gioco di nuovo alla cieca, si va avanti. Cioè, non riesco a giocare. Pronti? No. Un secondo. Ah, scusami, un attimo solo. Ho già finito, tra l'altro, è tornato in gioco. Basta tenerlo là. Ah, no. Giustamente. Mi fa piacere. La Gianni Filini seguito a Mariangela proprio. È sempre lì come un avvoltoio Mariangela, l'ha recuperata la Gianni Filini. Vieni, una cozza, vieni, vieni zio, vieni zio. Pronti? Pronti smidolati? Sì. Via. Che cosa ha giocato? Allora, la Gianni Filini avanza di 1. Mariangela, no, tu di 2. Io di 2. 1 e 2 e tu di 3. 1 e a lei vediamo un po' cosa io farà. Io non so fare così, metti no, qua io. No. Verde, non avevo dubbi. Verde, allora 1, 2 e 3. Mariangela passa avanti. Attenzione ragazzi, riprendiamo tutte le carte. Io non avevo scelto Filini. Stranamente sta vincendo lei. Ma guarda, cioè, nei giochi a fortuna stranamente sta vincendo lei. È casuale. No, tutti no, i muri, tutti scelte, io li ho presi. Ah, giusto, è vero. Solo io devo continuare a fare. Sì, io tra l'altro sto. Tu sei ancora nel buio là? Sì. Fantozzi indietro proprio. Io invece vedo, giusto? Cosa sì, sì, sì. Tu ci vedi qualcosa? Perfetto. Stranamente, Filini vede. La Gianni Fantozzi proprio distanziato. Siamo pronti? Smidollati? Sì. 3, 2, 1, via! Ma è assurdo! Yes, of course! Continua il fatto delle coppie, signori! 1, 2 e 3. Ma è assurdo! Cioè, io scelgo casualmente. Si va avanti, si va avanti. Prendo questo. Ah, io posso vedere? Pronti? Smidollati? Sì. Via! Allora, tu di 2. 1 e 2. Mariangela di 3. 1, 2 e 3. Io bonus, sono uscito, prendo il bonus. Ok. Allora. Pronti? Sì. Sì, buona me. Mi gioco anche la carta bonus. Fantozzi. Pronti, vidolati? 3, 2, 1, via. Allora, Marco prende la carta bonus. Io di 1 avanti. Mariangela avanza di 1.
E Ugo Fantozzi avanza di 4, in più ho giocato questa, che dice avanza di una casella, se la casella è vuota avanza ancora di un'altra casella. 1, 2, 3, 4, 5. Esatto. Ok. Fantozzi deve cercare un po' di recuperare. Allora. Andiamo avanti? Si va avanti, io sempre alla cieca ovviamente. No, bugia, ma posso guardare, bugia finita. Fatemi un attimo regolare, ok. Pronti? No. Un secondo. Un attimo, fammi vedere una cosa soltanto, se posso fare un'altra cosa. No. Pronti? Pronti, smidolati? Via! Allora, ragionare Filini, avanza, aspetta, prova questi tappa di merito, però passa prima ragionare Filini perché si parte dal basso, che prende una carta mouse. E la legge. Questa va diventa bonus. Ah! Conta primi, torni dietro tre casette. Uno, due e tre. Sì. Dammi, mi dia ragione Filini. Sì, ma è normale, mi prendi il malus per prendere il bonus. 2, 3, 4 e mi prende il bonus. E io avanzo di 3 e faccio 1, 2. Oh no, devo lanciare anch'io per andare a finire il curvone là. L'osteria del curvone. Bello. Sì, è 3. Evito anche io l'osteria del curvone. Hanno uscito viola. No. Io devo fare caos su cosa fa. Io non ho scelto Filippini. Me l'hanno dato. Allora. E ora si riprendono tutte le carte. Le carte si riprendono tutte. Ora tutti quanti vediamo, quindi non giochiamo più alla cieca. Come mosca. Oh, oh, oh. Allora, un attimo solo. È possibile. Ci sono più che le mischie, perché tanto non la puoi vedere. Giusto. C'è Mariangela che sta scappando in fuga, eh? Dobbiamo bloccarla. Non è che può scappare in pace, è ovvio che scappa in fuga. È impossibile. Dobbiamo bloccarla. Ma teniamo tutti i quattro che abbiamo anche. Barella. Allora, io gioco questa, va? Col bonus. Ecco. La Giannifilini, è pronto? La bersagliera, vada, la Giannifilini. Allora, in tre. Pronti, smidolati? Anche io questo. Devi aggiungere il bonus, proprio Mariangelo vuole dare il colpo netto. Via! Allora, parto io con uno di movimento, però questa carta dice pesca due carte malus, scegliene una e donala ad un tuo avversario. L'altra, scartala. Ok, do questa a Deborah che la può anche leggere. Arretri di due caselle, fino al prossimo turno i tuoi avversari ti insulteranno gratuitamente senza alcun motivo. Merdaccia, smidollata, non ma vale che niente. Schifo. Che fai schifo. Però io ho giocato questa. No, mega direttore. Che mi permette di annullare tutte le carte che mi lanciano contro. Quindi, perché dice in questo turno no. Sei immune a qualsiasi carta avversaria. Quindi mi dispiace. Per fare Angelo, sta bene. Più che feeling. No, ma non sono parlo giustizia. Sono immune da qualunque carta che mi lanciate. Va bene. In questo turno e avanzo di una, due. Una fortuna, Marco avanza, cioè Filini avanza di 4. 1, 2, 3 e 4 e prende una carta bonus. La fortuna, la scarcella. La scarcella, mannaggia la scarcella. E chi l'ha inventata la scarcella? Giochiamo, va. Dobbiamo cercare di ostacolarla perché sta dominando questa Mariangela. Che tre caselle da Filini sto. Vabbè, sono parecchie in questo. Pronti? Sì. Tre, due, pronti, smidollati? Sì. Via! Ok, allora, Mariangela avanza ancora di... Uno e va a finire nella neve. Puoi lanciare ora la palla di neve contro uno di noi due. O me o Filini. E provare a colpire. No. Niente. Proprio la mira, ragazzi. In questo tavolo la mira non è il nostro forte. Cioè. Allora, poi Marco. Allora, tre. Quindi fa 1, 2, 3. Ombrello. Ti attacchi a Mariangela, quindi praticamente arrivi qui con Mariangela. Attacco a Mariangela. E io di 4. 1, 2, 3 e 4 e prendo una carta bonus. Vediamo cosa mi dice. Poi... togliere. Sì. E questa qua. Allora, queste due qua. Allora, prossimo turno. Beh, il ragione Fantozzi si è un pochino, non molto avvicinato. Ora fatemi vedere.
quale carta potrebbe essere quella buona? Questa potrebbe essere buona. Tanto lei l'avrà copiata, sicuro. Siamo pronti, smidolati? Sì. Io gioco un altro bonus. Ah, bonus della Gioia Fidini. Pronti? Via! Attenzione, allora parte la Gioia Fidini che si muove di 1. Kamikaze. No, lì praticamente vale 1 in meno, quindi è 0. Giusto. Sì, sì, ma io ho il kamikaze, avanzo in occasione per cadi. No, in realtà qui vale 0, non ti muovi. Cadi comunque. Però Mariangela, siccome era già sulla casella, non cade. Puoi bloccare solo me. Tu di quanto ti sei mossa? 4. Allora, Mariangela in realtà fa 2. Quindi fa 1. Sì. No, 3. Sì. Perché 1 è in meno. E 4. Eh sì, è 1 in meno. Se io ho fatto 4 sarà 3. Ah sì, giusto, scusami. 1, 2 e 3. Però tu siccome hai già lanciato la palla, non sì, sei la seconda. E io avanzo di 3 e faccio 1, 2 e 3. Non mi blocchi, non cado, perché in realtà non ti ho neanche raggiunto. Hai sprecato il bonus, però va bene, non fa niente. Ti rialzo ovviamente. Ok, prossima giocata. Oddio mio. No. Porca miseria. Vai. Oddio Marco, non posso neanche giocare il bonus, vabbè. Pronti, smidollati? Via! No, ora. Allora, Marco prende la carta bonus. Però capisci bene che io, stando dietro, io avanzo di 2 e tu avanzi di 2. E fai 1 e 2. Sfondi questo e vai a finire a terra. Questo lo togli. Ok. Oh, aspetta, sei di 2. Ok. Sì. Ti rialzi, perché abbiamo l'inizio del nuovo turno. Raccogliamo tutte le carte di nuovo. Allora ragazzi, attenzione, qua è... Mariangela è sempre in fuga. Io ragiono il figlio, ce la stiamo lottando. Sto facendo la guerra dei poveri. Provo a fare assolutamente una cosa però, questa. Ok, siamo pronti? Sì. Pronti, smidollati? Sì. Via! Allora, i 3 si annullano e i 2 avanza, però il bonus vale lo stesso. Tutti i giocatori pescano una carta malus, tu una carta bonus. Quindi io pescherò una carta bonus e voi due una carta malus. Dove le due mazzi? No, da qua, queste li scarti. E niente, destino. Al retro di 2 caselle fino al prossimo turno, tu avversario ti insulteranno gratuitamente senza alcun anch'io, la stessa carta ho preso. Ok, allora, tutti e due andate indietro e vi posso insultare gratuitamente. Oppure voi vi sultate tra di voi. Filini, questo? Sì. Ma come, non ho capito. Filini è questo qui. Fai 1 e 2. Ma che Vai. Cazzo è? Merdacce, merdacce, non valete niente. Patetici. No? Siete proprio inutili. Grossolani. In tutti i sensi. Iracondi, iracondi. Esatto. Vai, giochiamo gioco un altro bonus, va? Fantozzi cerca di recuperare Mariangela. Pronti? Pronti, smidollati? Via! Allora, io avanzo di 2, però in realtà di 1, però avanzo di un altro perché sono riuscito a... Ho questa qua che mi fa avanzare di 2 caselle. È una bellissima attrice americana, vabbè. Anche se i bonus forse sono puri, non c'entra col fatto del percorso di neve, che non è la carta personaggio, quindi avanzo di 2. È un bonus. Sì, quelle carte personaggio. Io in più prendo la palla di neve e devo colpire uno di voi. Ovviamente colpisco Fini non per te, ma perché quello ce l'ho qua. Se lo colpisco, sì, no, metti la mano così, lo faccio cadere, avanzo di un'altra. No, l'ho colpito. E va indietro di uno. Ma non è caduto, porca miseria. Quindi indietro giù di 1. Attenzione però, ragionier Ugo Fantozzi un po' si è avvicinato. Ora, Marco che hai giocato? 4. Quindi tocca a lei. 1, 2, 3. Sta andando verso la fine. E tu fai 1, 2, 3 e basta. Perché qua la neve ci vuole il doppio. Ok? Allora, altro giro.
Mariangela in fuga totale. Mariangela in fuga totale. Marco, dobbiamo bloccarla. Dobbiamo bloccarla, Marco, a tutti i costi. Io gioco questa. Dobbiamo farla muovere. Ragazzi, guerra contro Mariangela. Guerra. Che gioca? Due carte in movimento. Una carta in movimento. Una sola. Ok, pronti? Tre? Anzi, pronti, smidollati? Sì. Via! Allora, Mariangela di 1 e si prende il malus. Questa diventa il bonus. Razza di smidollati, ti avevo detto di allenarti veramente, invece penso solo al calcio. Fermo un turno, vabbè. Marco, abbiamo due turni da giocare. Allora, tu hai lanciato il 2, giusto? Quindi fai un movimento. Io di 4 faccio 1, 2 e 3. Ok, allora. Ora lei sta fermo un turno, giochiamo solo noi due. Lei butterà solo la carta. Sì. Vabbè. Non ha senso buttare, non mi metto in difficoltà. Cioè potrei però. Io gioco questo. Ragazzi, qui inizia a diventare un po' più leggermente strategica la partita, non di tanto. Però abbiamo cercato di bloccare lì. In tre. Pronti, smidollati? Sì. Via. Ci siamo bloccati praticamente, perfetto. Solo lei prende il bonus, cioè nella sfortuna è stata fortunata come al solito, perché le fortune sono sempre le sue. Riprendiamo? Sì, riprendiamo tutto. Allora, un gioco questo. Siamo pronti? Smidollati? Via! No! Avanzo di 3 caselle, 1, 2, 3. Non hai ancora vinto. Però questo dice che se la casella è vuota avanzo ancora di 1. Ha vinto. Ha vinto Mariangela la partita. Ragazzi, è stata brava, per niente fortunata ovviamente, ma proprio per niente fortunata. Io non avevo chiesto i figli. Per niente fortunata. Gioca di bravura proprio, eh? Ovvio. Tutta bravura, ha pensato la mossa. Bravura, certo. Carte che si addicono, ma, scusa, a quello che mi serve. Stavo vicino a lei, ovvio che avrei giocato il 4 per cercare di recuperare. Sì, ma io lo sapevo che tu avresti giocato neve, il 4. Io usavo l'1. Ma tanto non potevi vincere. Tanto ogni numero che prendo me ne tolgono 4. Potevi buttare il 3. Volevo l'8. La bloccavi se li buttavi il 3. Non la io lo sapevo che tu avessi buttato, certo, il 4. Certo, è ovvio, perché... è una mossa... più logica del mondo. Perché tu pensavi che io avrei buttato il 4? No, 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 io l'ho fatto per cercare di superare. No, lo sapevo che tu avresti buttato il 4. Tu avresti buttato il 4 come barrella, come filino. Filino è una barrella. Non so, ma io non ce l'avevo. Faceva di avanzare di una casella. Comunque, ragazzi, a parte questo, il gioco è veramente bello e divertente. Non so se l'avete notato, è abbastanza semplice, ma è un po' strategico. È vero che, come vi date delle impressioni per chi magari lo vuole acquistare. Ragazzi, è bello, è facile, è interessante e simpatico. Può sembrare, come ha detto Marco prima di giocare, stupido. In realtà giocandoci noti che non è poi così tanto stupido. In realtà ha un suo senso e ha un po' di strategia. Ragazzi, ovviamente è un gioco di fantozzi, quindi è goliardico. Però potete anche giocarlo volendo strategicamente. Non ha il senso, però. Ma ragazzi, se siete leggermente fortunati, ovviamente ma vincete poco, la partita. Poco, è come me. Random, non stiamo parlando di nessuno in particolare, eh? Di nessuno proprio in particolare. Non vogliamo nominare nessuno, proprio Deborah, proprio nessuno, Deborah, proprio Deborah, nessuno. Ok, comunque è bellissimo come gioco, ve lo consigliamo, vero? Sì, è un bel gioco divertente ed è molto family friendly, quindi per giocare in famiglia con tutti gli altri, anche con chi non è avvezzo. Anche Fantozzi, se non lo conoscete, insomma, avete modo di conoscerlo. Se no, recuperatevi qualche video su YouTube o qualche film, così potete, insomma, vedere anche la Coppa Cobram. Ah! Ah, sì. 92 minuti di applausi per Deborah che ha vinto. La Coppa Cobram è una cagata pazzesca. Ah no, era un'altra cosa. Vabbè ragazzi, allora con questo abbiamo concluso. Come sempre vi ricordo che sotto in descrizione trovate i nostri canali Facebook e Instagram, quindi veniteci a seguire. Siamo un'associazione di giochi da tavolo, ci chiamiamo Gioco Libero.
faremo serate quando sarà possibile nell'anno 2000 mai, il venerdì dalle 21 alle 2. Con questo abbiamo concluso, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like per sostenere il canale, tanto è gratuito. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, così lo facciamo crescere, e se volete condividete il video. Ok, un saluto anche da Deborah. Ciao a tutti. Un saluto da Marco. Ciao ragazzi. Ovviamente un saluto da me. Ciao a tutti giocatori e giocatrici, alla prossima.